1850, nelle cantine di Carlo Gancia, nasce il primo spumante d'Italia. Astigiano, una terra sospesa tra leggende e realtà, come le storie dei suoi castelli. Racconta Piero Focaccia. Dei vostri castelli io canto le glorie, io sono il re dei cantastorie, vi faccio vedere che cosa avrei fatto se fossi vissuto in un tempo più matto. Venite bambini, ragazzi e signore, poveri donne, fanciulle in amore, venite a sentire splendore e gesta, battendo le mani che è giorno di festa. Nel castello di Frinco il giovane Foscolo approfondiva i suoi studi, quando un giorno la bella contessina accese il suo cuore. Se fossi vissuto da grande poeta, avrei sempre avuto camicie di seta, però nella notte avrei fatto baldoria, bevendo in cantina e cantando alla gloria. Questi castelli, queste colline, questi vigneti, queste uve. Gancia è scegliere le uve più adatte tra le migliori del Piemonte. Asti Gancia, un gusto da dessert. Riserva Reale, secco com'è un gran spumante. Carlo Gancia, dal nome del fondatore, lo spumante brut di annata. Quando è Gancia, lo spumante è un'arte. Per i brindisi più lieti, brindate Gancia.